Ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci con la seconda parte dedicata ai rossetti Mulac Cosmetics. Ho già pubblicato un video, un swatch e recensione di tutti i miei rossetti nude di Mulac, di cui vi lascio il link qui su nella scheda. E ha riscosso un discreto successo e molte di voi mi hanno chiesto di vedere anche la collezione, la restante collezione degli altri colori. Per comodità e per non uccidermi le labbra, ho deciso di dividere i rossetti per categorie e oggi è la volta dei rossi. Non ho dei veri e propri rossi, nel senso che nella gamma di Mulac mi pare ci siano un paio di rossi proprio. Però ci sono anche molti aranciati, molti rossi scuri, quindi vi faccio vedere tutti quelli che si possono comunque annoverare nella categoria, secondo me, dei rossi. Allora, parto da quelli più chiari ed aranciati. Il primo che vi faccio vedere è Lady Mary, che fa parte della edizione dedicata alla Fondazione Comen. Ed è sicuramente uno dei meno rossi, per così dire. È un corallo medio, dal sottotono abbastanza fluo, se vogliamo, e non ha al suo interno alcuna nota rosata. La pigmentazione, come potete vedere, è molto elevata. Con due swirl praticamente ho coperto quasi tutta la bocca. Il finish è matte e io lo trovo veramente stupendo perché è veramente un arancio soft, un corallo che non ha alcuna parte di rosa all'interno, è proprio un color arancia rossa, diciamo, e trovo che doni veramente, veramente a tutte. Con un blush un po' abbinato corallo, credo che sia un rossetto veramente passepartout, che spesso magari viene un po' sottovalutato, però secondo me per l'estate la primavera è veramente un colore che si addice a tantissimi trucchi e a tantissimi outfit diversi. Adesso vi faccio vedere Marilyn, che è uno dei miei rossetti di Mulac preferiti. È un dupe perfetto secondo me di Relentlessly Red di MAC, ma credo di avervelo già detto in un video dupe. E questo è un colore più spiccatamente fragola, quindi rispetto a Lady Mary, questo è Lady Mary, questo è Marilyn, potete vedere che Lady Mary è proprio arancio, questo invece ha una punta di fragola all'interno, quindi ha una punta di rosa ed è perfetto per chi non vuole usare un rosa shocking, un fucsia, ma non vuole nemmeno il rosso, è veramente un colore indefinito che si sposa benissimo con tantissimi colori, con tantissimi outfit, cioè voi lo accostate al rosso e sta bene, lo accostate all'arancio, sta bene, al marrone, al viola, a tantissimi colori diversi e io lo uso tantissimo. Questo rossetto è meraviglioso, io lo adoro, mi piace tantissimo su di me. Credo che sia anche un rossetto poi che rimanga molto personale perché a seconda della pigmentazione delle vostre labbra vira un pochettino più all'arancio, al corallo, al rosso, al rosa, quindi veramente stupendo. Vi faccio uno swatch comparativo qui per farvi vedere la differenza tra Marilyn appunto e Lady Mary. Sono simili come altezza di tono, però hanno un sottotono diverso, quindi Lady Mary più corallo arancio, Marilyn più fragola. Passiamo adesso ai rossi un pochettino più squillanti e nello specifico vi faccio vedere l'applicazione e il payoff di Old School, che è una delle Velvet Ink. Questa è ovviamente la versione nuova perché farvi vedere la vecchia, insomma, non ha senso.
E Old School, come dice il nome, è questo rosso classico, pin-up, dal sottotono caldo, dal sottotono aranciato e quindi perfetto anche per le more, ma anche per le bionde perché comunque non è eccessivamente aranciato, quindi anche se avete un sottotono freddo penso vi stia bene lo stesso. Una tinta labbra lo definirei un rossetto liquido a lunga tenuta, non è esattamente completamente no transfer, se mangiate un pochino va via, ma dalla sua ha che è molto confortevole, quindi è un matte non troppo secco, non dà quell'effetto crepa che danno molti rossetti liquidi a lunghissima tenuta ed è anche stratificabile, quindi se voi poi volete aggiungere un altro strato o riapplicarlo dopo che avete mangiato non vi fa quell'effetto appunto secco e gessoso. Quindi anche questo è un rossetto che uso molto e mi piace moltissimo. Come vedete anche toglierlo non è semplice. Useremo sicuramente un bifasico perché come potete vedere la durata è molto intensa. Il prossimo che vi faccio vedere, che è indubbiamente un rosso sexy ed esplosivo, è Burlesque, che è una delle ultimissime uscite di Moolak Cosmetics e fa parte dei Groovy Lipsticks, infatti arriva in questo packaging così, il pack viola. E io sono molto legata ai Groovy Lipsticks perché, per chi non lo sapesse, Moolak mi ha scelta per realizzare una lip art con tutti i Groovy Lipsticks già esistenti, si parla dell'estate scorsa, e le mie labbra con questa lip art sono sul sito di Moolak proprio nella sezione Groovy Lipsticks. Però comunque la base è un rosso piuttosto neutro, insomma, non è un rosso sangue o rosso violaceo, è proprio un rosso ciliegia. Bene, questo è Burlesque, io lo adoro veramente, trovo sia elegantissimo ma originale allo stesso tempo, classico con una piccola rivisitazione. Poi i metal matte sono un pochino più confortevoli, un pochettino più morbidi rispetto agli altri matte di Moolak, quindi sicuramente è un plus per essere incentivati ad indossarli con ancora più piacere. Adesso vi faccio vedere dei rossetti che sono piuttosto simili tra loro, in modo che possiate apprezzarne le differenze e le similitudini. Un altro rossetto molto molto famoso, un evergreen, un rossetto veramente da avere di Moolak è Cherie. So che è spesso sold out perché è molto molto richiesto, ma appena ne avete la possibilità prendetelo. È questo color appunto ciliegia però candita, quindi ha quel non so che di prugna anche, quindi è un mix tra un ciliegia scuro e un color liquore quasi, infatti Cherie mi fa venire in mente proprio il Moscherie. È un colore veramente passepartout evergreen, sta bene a tutte giovani, anziane, da giorno, da sera, abbinato con un trucco leggero, un super smoky, questo è veramente un rossetto super. Eccolo qui, Cherie matte vellutato. Stupendo, non saprei come definirlo, un classico senza tempo, allo stesso tempo però un po' originale, un pochettino sexy, veramente sta bene dai 16 ai 90 anni, vi giuro. Adesso vi faccio vedere un altro rossetto che è molto molto simile a quello che vi ho fatto vedere prima a Cherie e si tratta di Satisfaction, che è una delle ultimissime uscite Moolak, uscite per l'appunto per il terzo compleanno di Moolak, che esce quindi in questa confezione qui.
assomiglia molto a Cherie, solamente che Satisfaction ha una punta di viola in più, di grigio in più, quindi è un pochettino più polveroso, meno brillante ed è un tono più scuro. Quindi se avete amato Cherie sicuramente amerete anche Satisfaction. Poi ve li swatcho anche sulla mano, almeno li vedete bene. Ecco qui, questo è Satisfaction, che sicuramente su di me diventa più viola rispetto allo stick, quindi sì, diciamo che forse non è propriamente un rosso, però siccome li volevo dividere per categorie e soprattutto farvi vedere vicini dei colori che sembrano un po' tutti simili, ho pensato che comunque valesse la pena metterlo in questa categoria. Allora, quindi questo è Satisfaction. Questo è Cherie. Questo è Burlesque. Cherie e Burlesque sono abbastanza simili, oserei dire, solo che Burlesque rimane un pochettino più diciamo brillante, perché ha questa patina metallica in superficie che sembra più chiaro. Però in realtà sono molto simili. Burlesque è poi più rosso, proprio più rosso natale, rispetto a Cherie che ha una punta di viola, e invece Satisfaction che è proprio un borgogna, un brugna scuro. Faccio vedere adesso un'altra Velvet Ink, questa è Just Like a Drop e viene definito come un color vino, vinaccia. Guardate quanto è pigmentata. Questo è Just Like a Drop, io lo trovo molto bello, molto chic, è questo prugna vinaccia molto scuro, molto autunnale ma anche molto chic. Adesso è il momento dell'ultimo rossetto che vi mostro, e cioè Fire, tratto dalla collezione Dreams on Fire. È il rossetto dal sottotono rosso più scuro che ho di tutta la mia collezione di Mulac, e lo trovo molto bello, anche se non è tra i miei preferiti. Oh, è una fatica mettere questo rossetto perché è molto secco, molto disomogeneo secondo me, e poi non mi piace che questa forte componente rossa al suo interno lascia trasparire queste linee rosse intorno alla bocca, che sembra quasi che sia sporca di sugo, quindi necessita sicuramente l'applicazione di una matita intorno necessariamente per essere perfezionato. E poi rispetto allo stick è molto più prugna, più sanguigno, più proprio color mosto, mentre invece nello stick sembra un pochettino più marroncino, non so se potete apprezzare dalla fotocamera. Bene ragazzi, il video è finito, io spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile e che insomma vi possa aiutare all'acquisto insomma dei rossetti di Mulac, che tra alti e bassi rimangono veramente i rossetti migliori che io abbia mai provato, quindi io ve li consiglio sempre e comunque. Magari ecco, ce n'è qualcuno che può piacere di meno, qualcuno un po' di più, però comunque sono dei rossetti superlativi. Fatemi sapere se ne acquisterete qualcuno o se ne possedete già una bella collezione come me. Io vi ringrazio per aver guardato il video, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e a lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto. Vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!